videogruppo, e comincio con un piccolo aneddoto raccontatoci proprio da Livia. Lavoravate alla versione italiana, alla post-sincronizzazione di Oci Ciornie, e Michalkov disse una cosa a Livia Giampalmo in una pausa. Disse: Livia, tu hai la sabbia nella voce. No. Eh? È vero, sì. Dice che era il motivo per cui gli piacevo e mi aveva scelta. Nikita Michalkov, beh, un regista, attore, credo anche, di una bellezza. No, io l'ho raccontato, non è un film che ho fatto, che ho doppiato con Mario, però è stato straordinario. Due episodi sono stati molto, molto belli. Uno era la novità che questo regista voleva introdurre nel suo lavoro. Il film era Oci Ciornie, con Marcello Mastroianni, Allora, Nikita Michalkov non voleva doppiare, a differenza di quello che raccontava Giancarlo, delle colonne separate, lui voleva fare tutto insieme, come fossimo al teatro. Allora, se in una scena c'era Marcello, Mastroianni, Marta Keller, seduti a un bar, e là vicino c'erano altre due persone che chiacchieravano, poi una passava. Dove era il cameriere che veniva a chiedere cosa vi porto, un caffè, uno champagne? Così, dovevano esserci tutti. E quindi si faceva tutti insieme, 3, 4, 5 persone per volta all'eggio. E naturalmente Marcello doppiava se stesso, l'aveva fatta, era subito giusto. Io, un po' più esperta di altri che erano lì in quel momento, doppiavo Marta Keller, però il cameriere in secondo piano che passava così, le due signore che chiacchieravano, erano magari persone che non erano così esperte di doppiaggio. Però quello tutti insieme, e così si fece. E naturalmente noi subito più o meno bene, asincrono, e quello che doveva fare il cameriere, eccitato dal fatto che c'era Marcello Mastroianni, doppiavamo a Cinecittà, che io, non emozionato per me, ma insomma vedeva che io stavo dietro. Eri bravina, sì. Veramente brava. E ce la facevo, ma la cavavo, via. Allora, questo sì. E poi Nikita Michalkov che stava lì. Oddio. Questo poveretto, ogni passaggio sbagliava di più, ormai doppiava il tavolino. Dicevo, no, guarda che è quello lì, non capiamo niente. E sì, no, una cosa era nel pallone. E Marcello Mastroianni, persona ma di una squisitezza, di un'umanità, veramente di una gentilezza d'animo, veramente eccezionale, gli disse: senti, tranquillo, allora io ho fatto, e vedi, mi viene facile, però adesso bisogna rifumarmi due o tre sigarette, tu te lo provi per conto tuo con la regista, capisci bene, a me mi fa un grande piacere, e dopo torniamo e lo facciamo. Ecco. E lo si è, infatti poi l'ha fatto, è andata bene, ma questo perché, ma qua tanti altri famosi esperti come Marcello avrebbero detto: beh, sentite, io qua prima di Natale vorrei andare a casa, ho un appuntamento. Erano dei professionisti.
eccetera, eccetera, e invece la c'erano. Sì, ma i professionisti spesso, proprio i più grandi, hanno anche una capacità di umanità, di sensibilità, di ricordare quando anche loro erano all'inizio e magari inciampavano in una parola o si emozionavano, non riuscivano neanche più a parlare. Esatto. E quindi riconoscono la difficoltà, invece di essere spocchiosi, aiutano, danno una mano. E a proposito di questo, prima l'umanità. E poi il talento. A proposito di questo spessore umano, di queste attitudini umane, parliamo un po', a proposito di Mario Maldesi, il tuo rapporto con Mario professionale e anche umano, perché so che eravate amici e vi frequentavate anche fuori dalle sale di doppiaggio. Sì. Ma io posso aggiungere in verità poco a quello che ha detto Anselmo, quello che ha raccontato Adriano da un punto di vista professionale. Cercando, sì. Avete detto tutto, però allora, della vita fuori del doppiaggio io l'ho vissuto anche tanto. Ho conosciuto sua moglie, ho conosciuto loro che erano piccoline così, andavo in campagna da loro, cavalli, cani in abbondanza. E quindi, ecco, l'ho conosciuto proprio nella sua identità familiare, ed è stato molto bello perché, non, fra l'altro, magari si andava da lui in campagna, si stava due o tre giorni, poi si ritornava o durante il fine settimana. In realtà non si parlava, magari stavamo doppiando un film, lavorando a un film insieme, e non si parlava proprio del film. Si stava lì, si andava, si beveva, si mangiava, si giocava con le bambine, si giocava con i cani, e niente, c'era. Poi si ritorna la settimana dopo, allora lì ci si diverte, a casa sua, in campagna ci si divertiva con la famiglia e con la vita reale, e là ci si divertiva e si giocava col lavoro. E questo è sempre stato meraviglioso, anche perché sì che era spiritoso e molto ironico. Poi, oltretutto, ogni tanto, in alcuni periodi dell'anno, arrivava alla National Recording, che adesso non c'è più, dove si doppiava molto, e lui arrivava dalla campagna con alcune bocce di fragolino ghiacciato che metteva in frigo al bar, e poi dice: e adesso poi beviamo un po', che così poi si lavora meglio. E quindi l'allegria nasceva anche la capacità, perché lui, essendo così appassionato al suo lavoro, come hanno spiegato Valentina e Caterina, avendo questa passione per fare tutto giusto, poi quando non lavorava, non lavorava la vita. Sì, questa era la sua umanità. Sì. Pensava agli altri. È quello che stavo raccontando. Sì. È la realtà. Poi io non ero più l'attrice che lavora con lui al doppiaggio, che è schivata o che non è schivata, o che ha i problemi, o che non arriva a fare una cosa. Ero Olivia, che chiama Francesca, chiama le sue figlie, che le conosce e condivide la vita. E questo era bello assai, sì. Molto. Un privilegio. Qualche privilegio l'ho avuto. Conoscere belle persone è un privilegio, sapersele mantenere amiche per tutta una vita, dal momento che le conosci, poi attraversando le loro, le altrui traversie e le proprie, è una ricchezza, è un dono. Grazie. Sul lavoro, lui dicevano prima, forse Valentina,
che lui non era uno yes man, cioè lo adorava, adorava i suoi registi, li stimava infinitamente, li ascoltava, però aveva anche le sue idee su come si doveva lavorare. Questo era anche sardo, no? Orgoglioso, eccetera. Casanova di Fellini. Oh, Casanova era veneziano, come si sa, e lui, Fellini, con il quale grazie a me ho lavorato anch'io, l'ho conosciuto bene, lui aveva sofferto moltissimo Fellini per questo film, perché era costretto a farlo in inglese. Quello che hai detto prima, no? Hai detto prima, cioè girare in inglese per la distribuzione internazionale, quindi costringere gli altri. Esatto. E lui ha sofferto per tante ragioni, tanto perché aveva concepito un odio per Fellini fuori misura, lo detestavo, lo chiamavo stronzone. Quindi e questo odio l'ha trasferito sul povero attore, sì, Donald Sutherland, un attore molto, insomma, tipico attore anglosassone, no? Che pensa invece Fellini lavorava in un modo molto diverso come regista, antitetico, no? In plasma, citava lui, doveva fare quello che faceva. Comunque al doppiaggio, era doppiaggio, e lui, questo lo diceva Mario, anche l'ha detto anche quelli, voleva portare Casanova a casa, aveva sofferto talmente tanto durante il film, e per casa Fellini, per la casa di Fellini era Roma, lui era romagnolo di nascita, mamma era romana, e lui ha detto che se lui avesse, si ricordasse il primo giorno che era andato a Roma, l'avrebbe festeggiato come un compleanno, per lui Roma. Quindi e Giuliano, sì, scusa, Mario gli aveva proposto Alberto Leonello, un bravissimo attore, ed era giusto anche come voce, come accento. E invece Fellini voleva Gigi Proietti. Allora Giuliano ha detto, sei Gigi, bravissimo, ma è romanissimo! E proprio romano, che lo puoi levare, era proprio la sua bellezza anche. Terragno, troppo terragno. Terragno proprio romano. E Leonello, Fellini diciamo, non ha sentito ragione e Mario ha lasciato il film. Cioè, lasciare un film di Fellini, cioè, no, perché mi sembrava una tale sgrammaticatura che non voleva firmare. E poi chi l'ha doppiato? Come? Chi l'ha doppiato? Gigi Proietti! Ma anzi, è divertissimo, è un film su Fellini che lui ha parlato, si sono divertiti, perché si è divertito, si è rilassato Fellini poi facendo il film. Ma chi l'ha diretto allora? Come? Non l'ha diretto poi mai? L'ha diretto Fellini, ha dato Federico. E quindi durante la distribuzione si è imbuntato, chi c'è avuto dopo? Non è che non mi ricordo, lo amava, si divertiva con lui, non fregava per niente. O Fellini diceva un'altra cosa, l'ha detto proprio a Mario, perché l'ha dedicato una foto a lui, dice, mi raccomando che non ci sia il sì. Lui diceva che se il doppiaggio non esistesse, Fellini stesso l'avrebbe inventato. Sì. Lui detto, ma figurati se io mentre giro un film ho pensato doppiaggio. Dopo, si fa dopo, ed è un'altra fase del lavoro. L'altra cosa che volevo dire di Mario a proposito del doppiaggio, perché è importante, si parla molto del doppiaggio, no? È molto di moda dire anche per il doppiaggio, ma dei film originali, non sarebbe il doppiaggio, non sarebbe il doppiaggio. Io stessa per i film in inglese, il cinese non mi frega niente. Però poi ha notato Mario, e l'ha detto, ed è la verità, tutti parlano del doppiaggio, tutti vogliono vedere i film doppiati. Anche gli intellettuali, e vi do un esempio, mio marito, Giuliano Ferrara, parla benissimo l'inglese, lo sa benissimo. Io metto sempre, no, sul televisore, sull'originale, e quando sto via un pochino torno ed è rimesso sul doppiaggio. Lui preferisce vedere i film doppiati. Quindi si parla del doppiaggio, ma poi gli italiani, non importa quale grado di cultura, vogliono vedere i film doppiati. Non solo gli italiani, Filippo Cellini ci ha raccontato l'altro giorno che in Germania il lavoratore medio, lo studioso medio, anche il cittadino di cultura medio-alta ama, un sondaggio fatto recentemente, tornare la sera, rilassarsi e sentire il film della propria lingua. È uno sforzo, sì. Grazie, grazie Lina. Grazie. Quindi io devo dire...